inaccettabile in uno Stato che si proclama come Stato di diritto e che pensa di essere una democrazia moderna. Non è immaginabile, perché l'equivoco che è passato in questi giorni, in questi mesi, è l'equivoco per cui quando un cittadino, un risparmiatore, entrava nella banca e il direttore gli diceva, lo faceva accomodare per fargli firmare quel foglio, quei fogli che avrebbero rovinato quel cittadino economicamente, in quel momento si diceva, vabbè, ma lui è andato lì, ha firmato, gliel'hanno detto, forse addirittura il governo, le prime dichiarazioni sono state, forse quello voleva speculare. Ma la prima cosa che non si dice, che si dovrebbe dire, è che in una democrazia moderna, quando un cittadino entra nella stanza del direttore della banca, deve potersi fidare non solo della sua banca, ma anche e soprattutto del suo Stato, perché lo Stato, il suo paese, tramite le autorità garanti, tramite Banca Italia, devono poter tutelare quel cittadino, non lo possono abbandonare in quella stanza da solo a firmare qualcosa che rovinerà la sua vita e la sua famiglia economicamente. Lo sapevamo già, ma se qualcuno aveva un dubbio, oggi sappiamo con certezza che la Prima Repubblica non è mai finita, perché qui parliamo di personaggi coinvolti in intrecci di potere che risalgono a Licio Gelli e ai governi della Prima Repubblica. E allora vedete com'è? È stato smontato e crollato quel teatrino, quella farsa in cui i partiti hanno fatto finta di cambiare persone e nomi fino ad arrivare all'ultimo governo, in cui le guardie sembrano anagraficamente più giovani di quelli che c'erano prima, ma quando vengono fuori questi scandali scopri che probabilmente sono anche più vecchi di quelli che c'erano prima, perché è anche lì l'immagine di questa regione, di questa terra, infangata ancora di più da una classe politica che è prevalentemente toscana e che va lì a sanare una situazione, perché quello che è successo nelle quattro banche è semplicemente una truffa. È una truffa, noi lo dobbiamo dire, è una truffa che però ha una particolarità, che il governo è intervenuto e ha cercato di far sì che quella truffa fosse a norma di legge. Ha cercato di sanare tutto quello che era successo, sanare e resettare, dove quando resetti una situazione del genere, resetti le speranze, stai calpestando le speranze, le prospettive di tanti risparmiatori. L'altro giorno è venuto il ministro della giustizia a riferire, lui dice che dal suo punto di vista la giustizia in Italia va a gonfiare. E quello che vi ho chiesto io è, ma guardi il paese attraverso gli occhi di quei risparmiatori truffati e mi dica poi se davvero può dire che in Italia esiste giustizia, in un paese in cui il governo per legge ha fatto in modo che questa truffa venisse legalizzata, impedendo addirittura ai singoli risparmiatori che sono stati truffati di poter fare causa direttamente agli ex amministratori, tra cui c'è il presidente di uno dei ministri dell'attuale governo. Cioè, ma è una cosa che in qualsiasi paese del mondo farebbe gridare davvero allo scandalo. E qui se ne parla come di una cosa in cui il governo adesso sta cercando di rimediare. Ma qui non parliamo di questo, guardiamo il paese attraverso gli occhi dei cittadini e vediamo un po' se per esempio è spiegabile che oggi tutte le persone truffate non possono unirsi e mettersi insieme in una class action e far pagare il conto alla gente che è lassù ai vertici delle banche ha calpestato i loro diritti.